Luca, alla fine è mancato solo il gol, tutto sommato è stata una buona prestazione per l'Arezzo. Sì, io penso che oggi veramente non ci sia niente da dire alla squadra. Tutti lottiamo, tutti veramente ci facciamo il culo, se si può dire, perché questa squadra qua è encomiabile per voglia, per sacrificio, per quello che ci chiede soprattutto il mister. E oggi penso che non ci si può dire niente e mi dispiace che ogni tanto veniamo anche insultati perché questa squadra qua merita, secondo me, ogni elogio. Senti, è la prima volta che torni a parlare dopo che si è venuti a sapere, no, del tuo addio a fine stagione. Non so se vuoi cogliere l'occasione per salutare nuovamente i tifosi. No, ma assolutamente, io penso, guarda, finita la partita sono andato anche sotto alla curva perché ci tenevo a salutare e a ringraziare e a dire di stare con noi perché questa squadra qua penso sia bello vederla giocare. Oggi purtroppo ci è mancato il gol, è vero che non vinciamo da un po', però io penso che tolto la prestazione di Teramo, da Ancona siamo andati, abbiamo fatto la partita, meritavamo, oggi meritavamo. Di sicuro col Siena andrà bene, io a questa squadra qua va solo fatti gli applausi. La mia scelta è stata solo sportiva, però penso che si veda il mio impegno e fino alla fine io continuerò così. Sai, adesso che l'obiettivo, insomma, dei tifosi è quello di far bene le ultime partite, soprattutto domenica prossima quando riprenderete, che c'è il derby col Siena particolarmente sentito. Sì, no, beh, io non posso promettervi che vinciamo perché sarei un ipocrita, però io ho promesso, come sempre, questa squadra ha dimostrato di saper fare, di lottare perché veramente questa squadra qua fa di tutto per vincere, nonostante sia una squadra con un allenatore che pensa in modo più difensivista che offensivista, però noi veramente ci mettiamo del nostro. E voglio spendere due parole oggi per le punte perché veramente sono fantastiche. Io delle punte che si fanno così il culo non le ho mai viste. Magari ogni tanto sono poco lucidi sotto porta, può capitare perché veramente il mister chiede tanto lavoro e io voglio fare veramente un encomio alle mie punte e ai miei compagni perché sono veramente stupendi.